Ok, allora benvenuti a tutti quanti che seguono la diretta sulla presentazione del libro di Giuseppe Frassetto, Nuvole sul grattacielo. E intanto, scusate, proprio volevo ringraziare le persone che sono intervenute, che interverranno. Il professor Ubaldo Fadini, dottoressa Giusidiana, il professore Leto, Giuseppe Frazzetto, professore anche lui. E io sono Enzo Fiammetta, sono il direttore del museo della Fondazione Orestiadi. E oltre a ringraziare chi interviene, volevo ringraziare anche Giuseppe Frazzetto, perché è stato lui proprio a decidere, no? La presentazione del suo libro, si facesse proprio con noi, della fondazione, una delle prime. E Su YouTube. Giuseppe è una nostra vecchia conoscenza, ha lavorato con... Scusa, No, tutto a posto, Giuseppe. no, niente, niente. Sembrava non fosse partita la diretta, no? Dicevo, Giuseppe è una nostra cara conoscenza, perché lui per Parmigi Bellina, oltre ad avere curato delle mostre durante il periodo di Ludovico Corrao, ha scritto con noi il suo testo La mano e la stella, che un po' riassume la storia e la vicenda della città. E oggi siamo qua per discutere del suo ultimo testo, Nuvole sul grattacielo, saggio sull'apocalisse estetica. E il libro è edito da Quod Libet Studio ed ha una bella presentazione di Monica Ferrando. E il libro è suddiviso in tre parti: novissimo estetico, immagini, narrazioni. Oggi tenteremo di parlarne, di approfondire alcuni temi, ma è un libro denso di osservazioni. È un libro che riflette su quella che è oggi il nostro rapporto con l'immagine. Ed è un libro che va proprio assaporato lentamente e dà tantissimi spunti proprio di riflessione. Noi cercheremo, per quanto c'è possibile, di riflettere su alcuni degli argomenti che sarebbero in realtà veramente tantissimi. È una riflessione sull'arte contemporanea, è una riflessione su quello che è oggi l'arte e fondamentalmente per chi la fa e non per chi ne usufruisce, perché il punto di partenza di Giuseppe Frazzetto, ed è proprio uno dei punti, no, nodali della discussione, è in realtà che il panorama di chi produce arte si è estremamente allargato. E allargato anche a chi pensiamo, no, non sia o non debba essere un produttore d'arte. E lui dice che la produzione di immagine è diventata una questione che riguarda tutti, non solo gli artisti, e tutti siamo mobilitati verso una attività creativa. E parla di apocalisse estetica, cioè il fallimento dell'ipotesi che l'estetizzazione del mondo potesse armonizzare i conflitti. E il libro segue un altro testo altrettanto pregno, è altrettanto importante per quello che è il pensiero
di Giuseppe ed è artista sovrano. E tutto parte da quel testo, ma probabilmente anche dai precedenti, diciamo, dove diciamo, viene fuori diciamo, questo concetto insomma, tipo del ritiro della delega. Cioè gli artisti diciamo, sono oggi quelli a cui è stata diciamo, ritirata la delega insomma, tipo, a produrre immagini, a produrre arte. Oggi gli artisti diciamo, sono in tanti. Lui dice giustamente, diciamo, e difatti diciamo, secondo me il testo diciamo, non è una riflessione diciamo, sull'apocalisse estetica, no? Ma è sull'apocalisse in tout court, perché la delega di cui parla diciamo, Giuseppe non è una delega insomma, che è stata ritirata agli artisti, ma è stata ritirata agli specialisti in generale, in tanti diciamo, settori diciamo, differenti. Oltre che quello sull'arte, oggi vediamo anche un ritiro diciamo, della delega su argomenti diciamo, che sarebbe diciamo, come dire, semplice citare, diciamo, che non faccio. Mi riferisco alle contingenze attuali. Cioè, quindi diciamo, c'è una condizione diciamo, nuova. La condizione diciamo, è quella di un parterre dove i produttori diciamo, d'arte diciamo, sono aumentati a dismisura. E quindi diciamo, si pongono diciamo, tante diciamo, nuove questioni diciamo, relative diciamo, proprio a questo. E, chi fa arte, chi la riceve, per chi si fa arte, che cos'è arte? Cioè le domande che in ogni caso diciamo, sono sempre quelle che hanno accompagnato la critica insomma, proprio sull'arte. E quindi Giuseppe nel suo testo, diciamo, per portarci all'interno diciamo, di queste riflessioni diciamo, così complesse, diciamo, così profonde, ma dal mio punto di vista diciamo, è necessarie, e conia una serie diciamo, di termini, una serie diciamo, di personaggi diciamo, che ci aiutano a comprendere diciamo, qual è la realtà, qual è la di cosa stiamo cosa stiamo attraversando. È uno dei primi termini, no? Insomma, tipo è il solaris, cioè il quacerco diciamo, di immagini, suoni e parole che tentano disperatamente di dare alle nostre esperienze una consistenza diciamo, sensata. Anche il termine diciamo, sensato diciamo, poi diciamo, verrà fuori, no? Insomma, per e anche quello ecco insomma, spiegato meglio insomma, tipo da Giuseppe diciamo, nel suo testo. Il solaris, e ne siamo tutti testimoni diciamo, quotidianamente, è il più che la chiacchiera, il chiacchiericcio, diciamo, parla Giuseppe, di quanto noi udiamo, no? Quotidianamente da tutti quelli che sono gli strumenti che utilizziamo. E la televisione, diciamo, i giornali, diciamo, fondamentalmente diciamo, il web, internet. E, quindi il solaris diciamo, è proprio diciamo, questo sottofondo diciamo, di immagini diciamo, che ci accompagna. E il nostro ragionamento diciamo, è sempre diciamo, è legato, no, a quello che è il nostro punto diciamo, di partenza, sottofondo di immagini che ci accompagna, perché l'immagine no, tipo, è il tema del nostro, della nostra diciamo, discussione. Questo diciamo, ci porta no, tipo, a una crisi di presenza, ci porta diciamo, successivamente, oltre che a una crisi di presenza, anche una fame di esistenza, diciamo. E non mi è difficile, forse non c'è difficile diciamo, comprendere, no? E il nostro rapporto diciamo, quotidiano, no? Insomma, con gli strumenti diciamo, legati ai social, a Facebook, a Instagram e a tutti gli altri. Lui dice proprio tipo, che le esperienze estetiche si mescolano a momenti diciamo, di vita vissuta. Ecco, per questo diciamo, penso tipo, che più che di apocalisse estetica diciamo, si debba parlare diciamo,
di una condizione, diciamo, di transizione abbastanza importante, no? Che mette in crisi il nostro rapporto, diciamo, con le cose. E questo estetismo, diciamo, chiamiamolo così, quotidiano, ma più che quotidiano, che ci accompagna in qualsiasi momento della giornata, si mescola, diciamo, con i nostri momenti di vita. È un testo, diciamo, che affronta, diciamo, proprio i temi, diciamo, i nostri temi, diciamo, quotidiani, diciamo, quelli che noi, diciamo, pensiamo non ci appartengano o che non facciano parte del nostro del nostro modo di vedere le cose. E in realtà, diciamo, invece no, sono temi che quotidianamente siamo portiamo avanti, non costretti. Il testo, insomma, tipo, è abbastanza bello, insomma, tipo, è abbastanza, vi dicevo, abbastanza denso. Ci sono, diciamo, tanti elementi, diciamo, che potrebbero essere, diciamo, oggetto, diciamo, di una discussione. Il prosumer, per esempio, che chi produce e chi consuma, no? Che diventano la stessa persona. E poi la cerimonia, tipo, del me mondo, cioè il rapporto, diciamo, tra soggettività e oggettività, no? Tipo, che stanno dentro e fuori, no? Tipo di noi stessi. Però a questo punto mi piace, diciamo, poi riprenderemo, diciamo, alcuni temi. Cominciare, diciamo, proprio a sentire, no, tipo i nostri ospiti. E inizierei, diciamo, proprio da Alfonso, Alfonso Leto, che, insomma, è un mio grande amico, una persona a cui sono molto legato, no, tipo, lui è un grande artista, insomma, tipo, ha lavorato con noi anche a Gibellina, all'allestimento, tipo, di alcune mostre. Ma è stato insegnante ed è quello che mi interessa in questo momento è il suo fare arte oggi in una condizione di cui abbiamo accennato più che la difficoltà, i momenti, diciamo, proprio di transizione, ecco, non voglio parlare di crisi, è come, insomma, un artista oggi, a partire evidentemente dal testo, diciamo, di Giuseppe Frazzetto. Ecco, come tu, a partire da questo testo, no, pensi, diciamo, sia più o meno, no, l'ambita o toccato il tuo modo, tipo, di fare arte, ecco. A te la parola. Non si sente. Giusy, mi senti? Io sì. Alfonso non si sente. E che dobbiamo fare? Alfonso, parla? No. Allora, a questo punto, sì. Allora, a questo punto invece, diciamo, dare la parola a Giusy Diana. Giusy è una critica d'arte. Mi senti, Giusy? Giusy, mi senti? Sì. Sì? Ecco, si sente piano, ora si sente meglio. Giusy è una critica d'arte, diciamo, è una curatrice indipendente e autrice, diciamo, di diverse monografie e cataloghi d'arte ed è corrispondente, diciamo, attualmente, diciamo, di diverse riviste, diciamo, tra queste, diciamo, cito, diciamo, tipo il Giornale dell'Arte. Ecco, Giusy, diciamo, invece, quello che volevo chiederti, diciamo, in relazione, diciamo, alla breve interruzione fatta, in relazione, diciamo, tipo, anche a questo testo, no? E che probabilmente approfondiremo anche in altre
situazioni diciamo, proprio per la complessità, insomma, tipo anche non della lettura, ma dei temi. E, ecco, il tuo potrebbe essere un punto di vista di chi oggi no, vede l'arte, diciamo, non la fa, ne scrive diciamo, per consentire una maggiore diciamo, comprensione no, a chi ne usufruisce, diciamo, tra virgolette. Fermo restando diciamo, tipo, che anche per quanto ti riguarda, quello accennato tipo, da Giuseppe, cioè questa crisi no, del rapporto diciamo, tra chi fa arte diciamo, e chi ne usufruisce, diciamo, tipo, è un punto abbastanza importante. Ecco, ma una tua impressione diciamo, sul libro? Allora, il libro è, come anche gli altri che ho avuto il piacere di leggere, di Giuseppe, un libro appunto che ha una grande varietà di temi, mescolando sia temi di interesse, come dire, più legati alla cronaca del nostro tempo, quindi argomenti che sono di strettissima attualità, ad una riflessione teorica molto più invece, come dire, ampia, universale, mi verrebbe da dire. Quindi apprezzo in lui questa attitudine dello studioso alla ricerca, che è uno sporcarsi le mani, perché anch'io, essendo una storica dell'arte contemporanea, mi sono scelta il campo di indagine in cui devi sbracciarti e appunto sporcarti le mani, nel senso che la stretta contemporaneità l'oggi, che viene poi continuamente reso cronaca e mai con tanta velocità e rapidità come nel nostro tempo, è appunto questo modo di procedere che in parte anche questo fa parte di questa apocalisse in atto. Mi spiego meglio. La questione che a me è interessata moltissimo è proprio questa della temporalità, cioè che fine fanno le categorie, soprattutto quelle utilizzate nell'Occidente, in quell'Occidente che è stato abbastanza monolitico per diversi millenni, ma che in questo momento mi sembra invece un gigante dai piedi d'argilla per diversi motivi. Spazio e tempo sono le categorie entro cui si muove il pensiero razionale. L'appiglio di questi umani, cioè, e qui c'entra molto la nominazione a cui fa riferimento Giuseppe, umani che si sono autodefiniti così, espungendo dal resto, diciamo, dell'animalità la propria esclusività. Quindi siamo noi che attraverso il linguaggio creiamo l'ipnosi selettiva, mi verrebbe da dire, che si può anche chiamare cultura, ma dal mio punto di vista diciamo anche una forma di intrattenimento a volte. Quindi noi siamo questi animali che si sono autodefiniti umani e attraverso categorie di spazio e di tempo hanno cercato nel caos del mondo di mettere ordine a proprio modo. Ora, la tecnologia ha sempre in un certo senso sovvertito questa visione più lineare delle cose. E mai come quella che stiamo utilizzando è stata capace di intervenire così massicciamente sulle nostre categorie guida, cioè quelle di spazio temporali. Il cinema è un'altra di queste innovazioni tecnologiche che ha fortemente messo in discussione queste categorie, ma per molti versi il cinema era ancora uno strumento militare, bisognava andarselo a cercare il cinema, bisognava entrarci in una sala cinematografica. Questo è esploso e il nostro tempo in realtà consente a tutti
di accedere a qualsiasi forma di produzione artistica, sì, perché ho citato il cinema non a caso, perché appunto si tratta di linguaggio artistico, ma non solo ha fatto sì che tutti accedessero appunto al linguaggio dell'arte, senza però per questo senza averne gli strumenti, ma ha anche consentito una cosa ancora più importante, cioè di formarsi in produttori. Non dico d'arte, perché anche la categoria arte, secondo me, in questo momento, come quella di spazio tempo, annaspa in mezzo alla marea, ma sicuramente tutti sono in grado di produrre immagini. Questa è la, dal mio punto di vista, la grande tutti possiamo produrre immagini. Con quali esiti, soprattutto chi vedete Sì, artistici queste immagini, se sono in un campo che è ancora da considerare quello stato, siamo già in un campo lo sentiamo. depauperato. Penso alle idee chiare, perché ovviamente alle idee chiare termini che riflettono tre categorie di questa produzione. Diciamo oggi, il primo stato, il secondo stato, il terzo stato. Il terzo stato è Giussi, proprio questo di scusami così, se ti interrompo. in maniera molto frammentaria parlando, cioè Giussi, scusami. No, non si sente benissimo, quindi non so. Mentre volevo chiedere ad Alfonso, vediamo se si è sì, ripresentato mi l'audio. sentite? Sì, ora Non sì. si sente Va bene. bene? No, si sente a scatti, si sente proprio male, quindi anche nel tuo Sì, caso. io vorrei però concludere il mio Sì, ragionamento, altrimenti rimane appeso nelle sì. mani. È che non abbiamo sentito bene Non mi gli ultimi. sentite? Sì. Vorrei concludere, dico, il Sì, ragionamento. va bene. Sì, mi riferivo al terzo stato, quello che Giuseppe definisce il terzo stato, ossia quella categoria che è strettamente connessa a quella di appunto prosumer, cioè produttore-consumatore. Questo guado, secondo me, si gioca su quell'orizzonte lì. E soprattutto, non avendo più la distanza necessaria poi al giudizio, quindi mi chiamo in causa anche rispetto alla critica, per esempio, ma essendo venuto meno questo elemento fondamentale che, per esprimere un giudizio, che è quello della distanza, essendo tutti noi produttori e consumatori, chiedo poi a Giuseppe se mi vuole rispondere come pensa che si possa in un certo senso definire ancora il criterio critico rispetto a questo collasso in atto, cioè il collasso della distanza. Ok, grazie. E con Giuseppe siamo rimasti che alla fine diamo poi, mettiamo insieme insomma, le sue risposte. Io ritornerei ad Alfonso. Se... Sì, nella speranza che mi sentiate bene adesso, Oh, perché sì. mi ero intestardito ad usare una postazione perché era la più comoda. Beh, insomma, io Sentiamo bene. vorrei dire questo, che intanto che come artista, la parola dell'artista è già abbastanza piena di problemi, diciamo così, per venire incontro a quella dello studioso, alle riflessioni dello studioso, insomma, è strutturata in un certo modo. E per cui mi piacerebbe stasera, insomma, essere considerato un testimone informato dei fatti. In
in ragione anche alla mia attività, ecco, è a come un artista può recepire un'indagine così puntigliosa e in molti passaggi anche eccitante, perché quando un artista leggendo un libro in un certo senso si vede attraversato vede che un certo ragionamento ha fatto parte dei suoi pensieri e lo vede esplicitato in questa forma, insomma è bello. Intanto è un saggio esplosivo questo, nel senso dangerous, cioè è seminato di ordigni significanti. E poi volevo, prima di entrare nel merito, parlare della poliedricità di Giuseppe Frazzetto, se posso permettermi, perché il suo è un linguaggio trivalente, per come io lo conosco e ho il piacere di conoscerlo, di essergli amico. È il linguaggio del clinico, cioè, altamente specialistico. E poi c'è un Frazzetto, diciamo, che media tra il linguaggio specialistico, diciamo, e quello più divulgativo. E poi c'è anche un Frazzetto che traduce se stesso, diciamo, il conferenziere, l'oratore. Io ho avuto modo personalmente di sperimentare la bellezza della sua scrittura, soprattutto nell'ultima esperienza che ho avuto il piacere di fare con lui, perché poco più di due anni fa, Giuseppe, tu ti ricorderai, hai scritto un testo per una mia mostra alla FAM di Agrigento che si chiamava Boudoir, ed era tutta una mostra dedicata a una reverie del Settecento. Poi abbiamo scoperto che anche tu eri innamorato, o comunque era un secolo che ti interessava molto, ti interessa molto. E io, quando ricevetti questo testo, che è tra i più belli che siano stati scritti per me, ti telefonai e ti disse, dico, Giuseppe, dico, io mi sento come un malato che telefona allo specialista per sapere qual è la sua malattia, diciamo, mi hai dato un referto medico di eccezionale valore. Perché dico questo? Dico questo perché è vero. Allora, questo libro, Nuvole sul grattacielo, è un invito allo studio, soprattutto per chi non vuole limitarsi alla superficie, anche se è lo studio della superficie, è lo studio, diciamo, al microscopio della superficie, del gusto del nostro tempo. Questo libro custodisce gli ingredienti, i semi, per un'applicazione sociale, cioè per un ulteriore passaggio fruitivo del libro, dei concetti sviluppati. È un applicativo di qualità. Permettetemi, io nel leggerlo ho preso qualche appunto di lettura e mi esprimerò secondo le suggestioni o anche le sollecitazioni che il libro stesso mi ha dato. Quindi una sorta di applicativo di qualità buono per il sistema operativo dei linguaggi sociali. Il titolo, andiamo al titolo, che è il motore di avviamento. Non ha poi un'importanza centrale nella narrazione e nello studio del libro, però è il motore di avviamento di tutto il meccanismo di ragionamenti, che è un meccanismo fenomenologico ed epistemologico sull'arte contemporanea, consigliato un po' a tutti i giovani studiosi, ma anche agli artisti che, appunto, come dicevo prima, non vogliono fermarsi alla superficie. La parabola utilizzata, che è quella delle nuvole, è stata usata, mi pare, come mezzo di contrasto, sempre per tenerci nell'indagine clinica, come un liquido rivelatore in un'indagine che serve a rivelare elementi patologici del linguaggio del nostro tempo. E si parte con una riflessione, le prime pagine si parte con una riflessione sulla pittura.
permettetemi, io ho bisogno ogni tanto di citare qualche frase, perché un libro che può apparire complesso poi ha una chiarezza linguistica veramente straordinaria. Il sintagma nuvole sul grattacielo fa cenno alla situazione odierna, in cui la produzione di immagini è diventata un problema che riguarda tutti. È bello, è chiaro, è perfetto. Non soltanto gli artisti, siamo tutti mobilitati verso un'attività creativa. Non sono più i tempi in cui produrre immagini richiedeva una specifica tecnica artistica. Anzi, la pittura è stata, per così dire, retrocessa. Io su questo termine retrocesso, io lo usavo per i fatti miei, lo sentivo. Adesso lo ritrovo in questo libro, perché è un libro scientifico, ha uno sguardo scientifico, quindi cattura delle realtà, non è. Quindi la pittura è stata, per così dire, retrocessa, calunniata dalle mille occorrenze della sua condanna come medium obsoleto. Solo che la pittura non è un medium qualsiasi, bensì necessario, stante il suo posto di rilievo nell'ominazione. Non ci dilungheremo sulla questione. Basterà qui ricordare che, e qui c'è la dottissima prefazione di Monica Ferrando, che viene inserita una citazione a completamento di questo concetto, in cui si dice: la pittura, unica in questo tra le attività umane, muove direttamente dalla preistoria. Come tale precede il documento scritto, essendone forse anche in qualche modo l'ambito di gestazione. Nel corso dei millenni e dei secoli le immagini nate dalla pittura hanno scandito i mutamenti delle forme, dell'apparire delle civiltà e ne hanno nel contempo restituito le invarianze. Sono esempi tratti dalla pittura a dare il senso del passato, tanto immemoriale che storico, ad intrecciare in un unico plesso permanenza ed impermanenza, tradizione e rottura, tempo e spazio. Io trovo questo passaggio fondamentale, perché è come se si sentisse la necessità di partire da questo medium che è la pittura, per poter poi diciamo riflettere sui mille modi in cui questa pratica, nel passaggio tra moderno, postmoderno, contemporaneo e postcontemporaneo, diciamo, si è vaporizzata, si è esplosa in mille frammenti, che sono frammenti fiammeggianti, insomma, incandescenti, che sono quelli dell'attuale comunicazione di massa, dell'autodeterminazione estetica, che è uno degli elementi diciamo trainanti del libro. Quindi questa pittura calunniata dalle mille occorrenze, bellissimo, questa pittura che poi nel passato ha avuto anche occasioni per essere calunniata dalle mille occorrenze, una importantissima, una forse più importante dell'attuale temperie tecnologica che stiamo vivendo, è quella del cinema, no? Cioè, è arrivato il cinema, che ha portato nella comunicazione delle immagini non solo le immagini che non sono rielaborazioni della realtà, ma è la realtà stessa, ma si muovono, cosa che la pittura ha cercato di sintetizzare in mille modi, ma ovviamente non era nel suo statuto, diciamo, quello di far muovere le figure. Eppure io dico, è proprio la magia dell'elemento pittore, del linguaggio pittorico, è proprio questo, che nel cinema le immagini si muovono, e il miracolo della pittura è che le immagini sono immobili, non si muovono e non si muoveranno mai, diciamo, nel sistema linguistico fattuale del fare e pittura, a meno che poi non andiamo a sintetizzarli, a svilupparli con altri tecnici e con altri mezzi tecnici. Ma qui non si parla della pittura, dice il libro, si parla di nuvole, si parla dell'enigma della visione. Io sono stato
affascinato, e lo sono sempre, dalla rappresentazione delle nuvole, che costituiscono un segno identificativo della mia pittura, cioè gli elementi nebulosi. Se uno guarda tutto il mio percorso, capisce che queste nuvole la attraversano. Ho fatto un lavoro che ha a che fare con il kitsch, altro elemento che è importante che il libro tratta, in cui metto in scena, diciamo pittoricamente, una citazione da uno degli artisti kitsch che più kitsch non si può del Novecento, del nostro secolo, che è Thomas Kinkade. Thomas Kinkade è quel pittore dei paesaggi alpestri, di un mondo felice, di una sorta di domenica dello sguardo, eccetera. Io sono affascinatissimo da quest'artista. Ho messo una citazione di un suo quadro e dal fumaiolo di una di queste baite si sviluppa una teoria di nuvole che poi in realtà prende tutto il quadro. Quindi diciamo che ci sono elementi fascinosi anche per via di questo rimando figurativo. Ci sono altre osservazioni che io farò quando mi verrà data la possibilità, perché non voglio rubare spazio agli altri, insomma, ed essere disciplinato se possibile. Bene, e a questo punto darei la parola al professor Ubaldo Fadini, che è professore ordinario di filosofia morale al Dipartimento di Lettere e Filosofia di Firenze. E le domande, come tante sono si potrebbero fare a Giuseppe Frazzetto, pure tante sono quelle che si possono fare al professore Fadini. Per cui intanto chiederei proprio un suo parere proprio a volo d'uccello sul testo, però ci sono delle cose che vorrei chiedergli, e in particolare questo concetto a cui accenna Giuseppe Frazzetto di sensato, no? Cioè quello tipo che il termine sensato, tipo che per l'immagine assume una connotazione completamente differente oggi. Un altro argomento molto importante, no? È questo rapporto tra cultura alta e cultura bassa, cioè che è un tema che per me, che dirigo un museo, è importante, anche perché il nostro è un museo abbastanza particolare, dove le arti maggiori e le arti minori stanno insieme. Ma il testo di Giuseppe Frazzetto punta molto su una riflessione tra quelli che sono i rapporti tra le culture alte, le culture basse, e ancora una volta devo dire, dopo gli studi che feci io in facoltà sui testi di Cirese, no? Ritornano ancora oggi questo passaggio tra mondi, no? Che sembrano non toccarsi, che però nel testo di Giuseppe si legge, sono più compenetrati di quanto si possa pensare. Grazie. Sì, grazie alla Fondazione, a tutti voi per l'invito che ho accolto volentieri. E ho letto con piacere il libro di Giuseppe Frazzetto, anzi mi ha dato lo stimolo, la lettura di questo libro mi ha dato lo stimolo a riprendere in mano, come è stato ricordato già, il libro precedente
di Giuseppe Frazzetto, artista sovrano, ce l'ho qui, l'arte contemporanea come festa e mobilitazione, no? Che è un libro del 2017, insomma, di pochissimi anni fa. E la questione che allora si poneva e si pone ancora oggi è come uscire appunto da questa cattura dell'arte contemporanea, diciamo, compresa tra il motivo della festa e il motivo della mobilitazione. Ecco, la risposta poi è una risposta che vorrei anche agganciare al ragionamento che adesso sta facendo Enzo Fiammetta. La risposta è che bisogna farlo, bisogna cercare di uscire, di liberarsi da questa presa attraverso una fenomenologia. Io la vedo in questi termini: una fenomenologia accurata, no? Molto accurata, come avete già detto, del posto contemporaneo, del posto contemporaneo in atto, in divenire, non dimentichiamolo mai questo, no? E questa fenomenologia viene ad essere articolata anche con la rivendicazione, questo lo dice molto bene, appunto, giustamente anche questo è stato sottolineato, no? Lo dice molto bene Monica Ferrando nella sua prefazione, no? E è una fenomenologia che va accompagnata dalla rivendicazione, con la rivendicazione, a mio modo di vedere, del valore, del valere della riproposizione di un senso della distanza, che è un compito artistico insieme anche però etico, se permettete, tra virgolette, politico. Ecco, allora, detto questo, cosa posso ancora aggiungere? Che secondo me il libro di Giuseppe Frazzetto si riferisce, rinvia a una questione molto importante, no? Di fondo, che è una questione che è abbracciata da molti studiosi oggi, filosofi, antropologi, sociologi, ed è la questione di, come è stato scritto, come è stato detto, di come vivere oggi nel mondo, una questione fondamentale, come vivere oggi nel mondo, cioè in un momento, in una fase, diciamo, storica, nella quale se c'è qualche cosa che risulta impoverito, risulta depotenziato, quasi portato alla sparizione, è appunto il mondo. Si potrebbe dire, no, dov'è oggi il mondo? È sempre più piccolo, no, il mondo. Poi lo abbiamo vissuto, questo ridimensionamento del mondo, dell'esperienza del confinamento, no? È sempre più piccolo, è sempre più ridimensionato dall'affermazione del principio della velocità, no? Come diceva, ha ripetuto per molti anni Paul Virilio, no? Principio della velocità, che in fondo è l'ultimo assoluto, no? della nostra epoca, quello che poi si concretizza nei processi di velocizzazione, insomma, di tecnicizzazione spinta, ecco, della nostra realtà. E, ridimensionato, stavo dicendo, da questo, ridimensionato appunto in tale ottica dalla connessione, dal nesso di accelerazione e alienazione, cioè dalla perdita poi della risonanza, dalla perdita della corrispondenza, del corrispondere, perché nel momento in cui il mondo tende a sparire, nel momento in cui viene a essere ridimensionato il mondo, è chiaro che vengono meno anche le possibilità di relazione, di mettere in piedi effetti di corrispondenza con gli altri,
un buon corrispondere con gli altri. Ecco, c'è una bella formula che Frazzetto mi ha fatto venire in mente leggendo il suo libro, proprio riflettendo sugli effetti della realizzazione di questo nesso di accelerazione e alienazione. C'è una bella formula, insomma, che mi sembra azzeccata, mi sembra importante. C'è una sociologa svizzera che ha scritto qualche anno fa che noi viviamo in questo processo di ridimensionamento del mondo, viviamo, per così dire, delle relazioni sempre di più in assenza di relazione, in assenza di contenuto di relazione, in assenza di motivi e di dinamiche che ci portano effettivamente a corrispondere, no? A rispondere all'altro, a rispondere agli altri. Ecco, una relazione, siamo sempre di più invischiati in relazioni che esplicitano, manifestano un'assenza di relazione. Qui ci possono venire in mente, non so, i personaggi di Beckett, no? Quelli amati, no? In modo particolare da Adorno. Oppure ci possono venire in mente, ecco, grazie a Giuseppe, alla lettura del libro, ci possono venire in mente alcune tesi di Anders o alcune riflessioni di Elias Canetti. C'è un altro punto in quest'ottica che mi ha interessato molto del libro di Frazzetto, sia di questo veramente importante, sia del precedente che avevo letto con particolare attenzione. C'è qualche cosa che mi ha colpito, questo rinvio nell'ottica che sto cercando di delineare rapidamente, insomma, velocemente, alla disforia antropologica e quindi a una certa tradizione filosofica, se mi consentite, che è quella dell'antropologia filosofica novecentesca, no? C'è un rinvio molto molto ben calibrato all'antropologia negativa di Arnold Gehlen, c'è un rinvio alla lettura che dell'antropologia filosofica novecentesca ha dato in alcune pagine veramente incisive Hans Blumenberg. Qual è la caratteristica dell'antropologia filosofica moderna che Giuseppe Frazzetto richiama, perché è importante nello svolgimento, secondo me, del suo ragionamento? La caratteristica è data dalla rilevazione del fatto che il soggetto, l'individuo, mostra tra le sue caratteristiche più importanti quella di una mancanza, si direbbe in un'altra ottica, ad essere quella di una carenza biologicamente qualificata. E quando si parla di una carenza, di una mancanza biologicamente qualificata che ci riguarda come individui, come esseri umani, si parla appunto di una carenza che va a toccare la possibilità di mettere in piedi delle relazioni, cioè di mettere in piedi delle distanze, perché relazione significa appunto distanza. Nell'ottica, nella direzione che vi ho indicato, quella dell'antropologia filosofica, quando si parla appunto di carenza, si indica la presenza paradossale di un meno nell'individuo, nel soggetto, e si indica insieme anche la presenza di un più che sarebbe da attribuire al mondo. Certamente noi stiamo vivendo siamo collocati in un quadro d'epoca che vede anche il venir progressivamente meno del mondo, quindi abbiamo, diciamo così, un segno più, una difficoltà a mettere in piedi relazioni, rapporti, motivi di corrispondenza con l'altro, no? Dalla nostra parte abbiamo un segno meno e abbiamo un segno più che lentamente si trasforma dalla parte della realtà, dalla parte del mondo per i processi di accelerazione tecnologica che viviamo, in un segno meno. Progressivamente si trasforma in un segno meno.
qui si potrebbe, si dovrebbe dire molto di più su questo passaggio che interessa Giuseppe Frazzetto, che è un passaggio importante, insomma, teoricamente molto importante, che sta alla base poi, è un passaggio messo a tema nella prima parte del libro, però è un passaggio importante perché regge almeno in parte l'impalcatura teorica anche della seconda e della terza parte del libro, a mio modo di vedere. Quindi qui bisognerebbe veramente insistere e dire forse qualche cosa di più, però non voglio farla troppo lunga, anche perché avrei qui i miei appunti da riprendere, quindi dovrei effettivamente essere troppo lungo. Qual è l'effetto conclusivo, insomma, della mia lettura del testo, di questo testo di Frazzetto e anche della rilettura di altre pagine, diciamo così, di testi precedenti? Secondo me il lavoro di Frazzetto, così come emerge, no, in questo libro, che ha anche il merito, ripeto qui, di raccogliere e di rielaborare argomenti, temi, figure che sono presenti nei testi precedenti, no? Il lavoro di Frazzetto, secondo me, e lo dice chiaramente lui stesso nel testo, è un saggio, vale a dire un vero e proprio sondaggio sulla possibilità, forse sulla necessità, io la piego in questa direzione, questa richiesta di possibilità, di rifare distanza, sulla possibilità di ricreare, di riprodurre distanza, nel senso proprio di una relazione che non si dia più come si dà oggi, in assenza di relazione, no? Che è una bellissima definizione dell'alienazione, della condizione di alienazione che noi stiamo vivendo, no? Tutti noi l'abbiamo anche vissuta molto molto materialmente. Rifare distanze in che senso? Cioè muovere le distanze istituite, muovere veramente le distanze istituite, le relazioni, le figure, no? Che le esprimono, muovere le distanze istituite, anche quelle che sembrano in movimento, che sembrano in movimento, ma che in effetti non esprimono, qui si potrebbe giocare un po' con il termine distanza in tedesco, non esprimono nessuna vera danza, cioè nessuna, chiudo così, diciamolo meglio in modo più chiaro, nessuna rigorosa determinazione, precisazione, messa in disegno, diciamo così, lineare, chiaro, trasparente, della oscillazione, no? Di quella oscillazione che è costitutiva dell'umano, no? Una volta che lo intendiamo come essere di relazione, cioè come essere che vive delle distanze e nelle distanze. L'ho fatta lunga, mi fermo qui, scusate. No, professore, grazie, diciamo, del suo intervento, diciamo, abbastanza bello e puntuale. Prima di passare la parola a Giuseppe, diciamo, per non per chiudere, vediamo un po', diciamo, che tempi abbiamo. Vorrei ridare la parola a Giusi, no, per 5 minuti, a Giusi Diana, solo 5, se ha qualcosa da aggiungere, perché insomma, lei parlava di collasso della distanza, no? E il professore parlava di assenza di relazioni, no? E quindi diciamo, forse i due termini insomma, forse presuppongono una piccola riflessione, diciamo, se lo ritieni. Sì, questa questione della vicinanza e della lontananza è centrale, almeno da come mi è apparso, ed è la cosa che mi ha sollecitato una serie di riflessioni. Quindi il Grimaldello, secondo me, è proprio quello.
La questione appunto della vicinanza e della distanza implica quel senso anche della necessità, non so come dirla. E poi un'altra cosa che invece anch'io vorrei citare, perché ho preso una serie di appunti. L'altra cosa che mi interessava è proprio quella legata alla prossemica, e c'entra moltissimo con quello che si è detto, cioè proprio con la relazione che è fatta di vicinanza e di allontanamento e di distanza. È solo in quanto appunto separati in un certo senso che possiamo pensare alla relazione. E la questione della prossemica mi riporta alla questione proprio del corpo, che è un po' quello che in realtà in questo momento storico è proprio negato. Mi viene da pensare che il tatto è il senso più censurato nel nostro momento storico, no? E a proposito del gesto, cito dal testo di Frazzetto: il gesto è il principale transito fra il sé e l'esterno, una mediazione fra il vicino, anzi il coincidente con il sé, e l'esterno, più o meno lontano. Collasso fra vicino e lontano attraverso la reiterazione di gesti su una tastiera. Quindi qui è proprio chirurgica la scrittura di Frazzetto, nel senso che ha la lucidità, la capacità di osservare il fenomeno legandolo appunto a delle categorie che sono appunto anche interdisciplinari, penso. Quindi il pregio di questo testo è proprio quello che non parla d'arte, secondo me, cioè, o meglio, non parla solo d'arte. Quindi è quella la cosa che mi ha entusiasmata. Perché penso che rimanere nel recinto delle proprie discipline sia quanto di meno adatto a comprendere l'Apocalisse. Non voglio prendere altro tempo perché potrei parlare veramente tantissimo. È un argomento che mi appassiona molto, quello della negazione come dire, della corporeità e del tatto. Peraltro ho fatto, scusate il riferimento, diciamo, come dire, l'autoreferenzialità di questa cosa, ma mi sono appena occupata di Ketty La Rocca, che era una di queste artiste che aveva proprio approfondito la questione del gesto e del tatto, le sue mani, le sue fotografie appunto di queste mani che si sostituiscono alla verbalità e alla lingua sono per me un corollario perfetto, in un certo senso, di quello che sto intuitivamente cercando di afferrare col linguaggio, ma non ci riesco. Quindi penso che le immagini e l'arte siano ancora una volta necessarie. Grazie. Alfonso, vuoi aggiungere qualcosa? Qualcosa, qualche minuto. A me sono piaciuti molto alcuni concetti, anche narrativamente, e cioè che restituiscono, al di là dell'analisi fenomenologica, eccetera, l'io narrante che c'è dietro questo libro. Uno è l'effetto Sisifo, cioè che è il paradigma del moderno, la dinamica di avvicinamento perenne, diciamo, ad un moderno che il movimento perpetuo, diciamo, dell'arte e dell'artista, e l'illusione continua di essere arrivati alla meta, cosa che poi non è. Quindi c'è l'adozione della maschera ludica alle dinamiche della fatica, cioè del quotidiano vivere. Per contro c'è un altro concetto che è molto stuzzicante, che è lo Stimmung, cioè la predisposizione d'animo del post contemporaneo,
cioè del nostro transitorio presente, che è una forma di lutto, in quanto pretende la piena attuazione delle promesse del moderno, ma non le può soddisfare. Sto arrivando alla riflessione che mi stuzzica, perché questo altro concetto che subentra, che è quello dell'ironizzato romantico post-contemporaneo, che è una condizione di frustrazione appunto inconfessabile, va a concretizzarsi nella mia visione di lettura in un artista, perché è vero quello che dice Giuse, è un modo per non parlare di arte direttamente, ma comunque di restituirne le più profonde pulsioni, diciamo così. Però è anche vero che ti restituisce anche degli aspetti che riguardano i vissuti dell'arte contemporanea, o anche certi artisti, certe situazioni. E io ho identificato, per esempio, come artista emblematico di questo ironizzato, questo ironizzante, in John Kerrin. Cioè, è un artista che trasuda elegantemente l'impossibilità del contemporaneo di compiere l'azione storica del moderno. E paradossalmente il suo successo consiste nella sua ostentata impossibilità e quindi nell'inattualità che diventa la sua vera risorsa. L'ironizzato romantico, io lo identifico in John Kerrin, quindi io ho degli spunti che necessariamente, per forza di gravità dovuta alla mia funzione, vanno a cadere un po' in questi mondi dell'immagine. E in altro, che se ci sarà possibilità, con qualche spunto veloce potremo dire. Professore, ritorno da lei per chiederle questo. Nel testo, diciamo, si parla di crisi della presenza, ma anche di malinconia di gloria e di apocalisse estetica. Quindi, proprio dal suo punto di vista, diciamo, come siamo messi? Siamo messi proprio male? Cioè, l'arte cosa può in questa condizione, no? E non... ecco, questa è la domanda, no? Veda lei... Io le devo anche un supplemento velocissimo di risposta alle sue domande iniziali. Ecco, io ho apprezzato poi nel testo di Frazzetto anche questo suo rinvio ai motivi della cultura convergente, no? Di Jenkins. Laddove appunto Jenkins, ma sullo sfondo c'è anche Pierre Lévy, ha messo bene in luce come delle modalità tra virgolette nuove di utilizzare anche in senso ludico, no? Certe tecnologie possano insomma portare poi a dei risultati importanti, no? Nel senso poi del dispiegamento delle nostre capacità individuali di elaborazione, ma anche di confronto poi con quello che si muove insomma nella nostra società. E accanto all'alto e al basso, quindi Jenkins, quindi sullo sfondo Pierre Lévy, le tesi sull'intelligenza collettiva, però è centrale soprattutto il ragionamento ormai classico di un paio di decenni fa, no, forse un po' meno di Jenkins. Accanto a questo, ecco, mi ha fatto venire in mente la sua domanda e poi anche il riferimento diretto al testo di Frazzetto, mi ha fatto venire in mente la distinzione tra maggiore e minore, diciamo scienza tra virgolette maggiore e minore, che c'è in Mille piani di Deleuze e Guattari, no? Laddove il maggiore, diciamo, è il piano della codificazione e il minore invece è il piano, per così dire, di una sperimentazione che fa riferimento, ecco qui rispondo forse per quello che posso alla questione che lei ha portato, ha messo sul piatto poco fa.
Qui forse anche nel senso di una sperimentazione che nonostante tutto mette in primo piano la forza, la capacità, la potenza dell'immaginazione, anche in una situazione di crisi del presente, anche per non citare sempre poi i classici di riferimento, no? Quella forza, quella potenza dell'immaginazione, diciamo così, che non può essere fino in fondo frenata, smorzata da quello che è l'immaginario istituito nella forma che lo conosciamo, no? Sempre più tecnologicamente sostenuta. Ecco, a me sembra questo un altro punto importante del lavoro di Frazzetto. Io ci sento, ecco, questa sensibilità, questo richiamo forte a quelle forme dell'immaginazione, anche per dirla in un senso antropologico, di segno filosofico, a quelle forme dell'immaginazione che poi si condensano e non possono fare diversamente, si condensano sotto una veste sociale, e questa veste sociale per forza di cose è mossa, diciamo così, è inquieta, non può che entrare nel medio-lungo periodo in contrasto con le modalità istituite dell'immaginario, soprattutto, lo ripeto, quello che si qualifica nella forma apparentemente rigida che fa crisi del presente, no? Che noi qualifichiamo come tecnologica, che ci risulta come tecnologica. Ecco, io la metterei in questi termini. Grazie. Grazie a lei. Adesso passerei la parola al professore Frazzetto. Prima volevo ulteriormente accennare sul testo, che effettivamente è un testo da leggere, da consultare, da approfondire, talmente tanto vi si trova dentro. E si parla di tante cose, e anche di musei, se Giuseppe mi confermerà dopo, quando lui parla di catalogazione e di archiviazione, quando parla di sequenze, quando parla di sequenze chiuse e di sequenze aperte. E quindi a Giuseppe proprio chiederei un approfondimento su uno dei temi, no? E più complessi, più fascinosi, che lui chiama opere d'arte nell'epoca della certificazione tecnica dell'unicità. Cioè quelle opere d'arte, no? Cioè che ci mettono in discussione, che ci mettono in crisi, e per cui è una domanda che avrei potuto porre a tutti quanti: ma esiste un'arte senza pubblico? Questa è la prima cosa che mi chiedo. E Giuseppe, chiedo proprio di parlarci degli NFT brevemente, che pongono questa questione, no? E mi viene in mente, poi Giuseppe probabilmente chiarirà meglio cosa voglio dire, ma penso al Caravaggio rubato, no? E alla sua copia esposta nell'oratorio di San Lorenzo a Palermo, in riferimento agli NFT. E questa è la prima cosa che mi viene in mente, una prima cosa che mi piace, se proprio Giuseppe ce ne accenna meglio. Un'altra cosa, per affetto mio personale, è un punto che lui tocca, no? E che mi pare molto bello, per quanto può essere bello, è il mundus patet. Questo luogo, no? di contatto con l'aldilà, che sembra quasi sovvertire oggi, no? la trasmissione fuori, dentro, 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 fuori, perché è un punto che mi emoziona, perché sono nato a Enna, e quindi c'era il mito di Plutone, di Proserpina, e tutto questo, ma anche penso al Cretto di Burri, e penso a questo, all'opera d'arte, no? Che in quel caso forse potrebbe essere
un mundus patet, quel luogo. Quindi a Giuseppe, diciamo, per concludere, diciamo, chiederei, diciamo, proprio una piccola riflessione, evidentemente rimandando al testo, su queste opere d'arte, no, nell'epoca della certificazione tecnica, no? E questo, diciamo, è il primo punto. L'altro punto, diciamo, è quello legato al mundus patet, e poi evidentemente se vuole intervenire, no, su quanto diceva sia Giusidiana che il professore Fadini, no, su quella che forse è la questione delle questioni, cioè queste relazioni che manifestano assenza di relazioni, questo collasso delle distanze a cui probabilmente, ecco, l'immaginazione, diciamo, di cui parlava il professore Fadini, diciamo, forse, diciamo, potrebbe dare, ecco, uno spiraglio, insomma, di possibilità. A lei, professore Frazzetto. Prima di rispondere alle domande impegnative, certamente, che mi sono state poste da Enzo Fiammetta, vorrei raccontarvi qualcosa sulla genesi remota e sulla genesi recente di questo testo. In questo caso credo che il racconto della genesi chiarisca alcune cose. La genesi remota di questo testo naturalmente va cercata, secondo me, con un atto, diciamo, di autoanalisi, nel fatto che la mia età è sufficientemente avanzata per fare di me quello che un tempo si chiamava un giovane critico. Sono stato un giovane critico, categoria che oggi nessuno più probabilmente nemmeno ricorda, ma che negli anni Ottanta era usuale. Giovani critici erano, così come i giovani artisti, quelli che non superavano come età, chissà perché, i 35 anni. Era una arbitraria delimitazione cronologica che però aveva un senso, in qualche modo, dal punto di vista culturale. C'è un punto nel libro in cui, così, un po' in modo un po' sornione, questo libro, vi devo dire, è pieno di cose che capisco solo io, probabilmente, riferimenti. E uno di questi è il riferimento a Blade Runner. A un certo punto si dice, Blade Runner, un film del 1982, si dice che nei replicanti, negli androidi di Blade Runner, era facile identificarsi se si era appartenenti a una certa generazione e se era capitato di fare certe letture, di avere certe esperienze, eccetera. Insomma, il giovane critico era in qualche modo un replicante. Era una specie di oltreuomo da un certo punto di vista. E qui appare una cosa che vi devo dire, è stata colta un po', credo, tutti quanti i vostri interventi. Questo è un libro che parla abbondantemente di un concetto un po' strano, ma un concetto importante, che è il concetto di ominazione. E cioè, cosa stiamo diventando? Cosa stiamo diventando oggi? Con una velocità incredibile, una velocità che il processo di ominazione forse non ha mai, diciamo, toccato, e tra l'altro con la possibilità di farsi delle illusioni sul procedimento di ominazione. Ad esempio, nel nostro ambito specificamente artistico, è diventato ormai un luogo comune il parlare di transumanesimo, eccetera, eccetera. Concetti su cui non voglio dire proprio nulla. La riflessione, allora, che in parte è legata appunto a una riflessione sulla ominazione, in qualche modo parte da un'esperienza del giovane critico Frazzetto sul finire degli anni Ottanta e da un'esperienza in qualche modo traumatica. Cioè, mi sono accorto che la pensavo in modo diverso dagli altri critici, giovani e anziani. Potrei raccontarvi anche alcuni aneddoti abbastanza inquietanti per spiegarvi questo mio trauma, questo mio piccolo grande trauma,
che a un certo punto, forse Alfonso se lo ricorderà, Alfonso Ledo forse lo ricorderà, mi ha spinto per qualche anno di smettere di scrivere d'arte totalmente, dedicarmi totalmente alla produzione casalinga con delle macchine, con dei supporti tecnici, digitali, di musica, il mio vecchio amore. Io per qualche anno ho smesso di scrivere e mi sono messo a suonare con le macchine digitali. Questa faccenda delle macchine digitali per me è importante per un motivo molto preciso. Le macchine digitali a quell'epoca, stiamo parlando dei primissimi anni 90, potevano essere pilotate fondamentalmente con delle tastiere, tastiere MIDI. Se qualcuno di voi ha pratica di queste cose riconoscerà subito questo acronimo, MIDI. Il problema è che io non so suonare le tastiere. Io ero un modesto esecutore di strumenti a corda e quindi suonare, produrre musica con degli strumenti digitali mi portava in modo lancinante una totale alienazione, perché io dovevo pilotare una macchina che in partenza non sapevo affatto pilotare. Questa è naturalmente una delle condizioni, o meglio forse sarebbe il caso di dire una delle precondizioni della situazione odierna. Noi ne abbiamo avuto poco fa un esempio, e qui dico rapidamente qualcosa sulla genesi più vicina di questo testo. Uno dei passi che ho scritto per primo e che poi in realtà dal punto di vista architettonico ha condotto ad alcune situazioni di tutto il testo è un capitolo dedicato al volto, il volto come shock per la precisione, dove a un certo punto ho modo di parlare di una cosa che mi sembra ovvia, e cioè il fatto che noi siamo alle prese con delle macchine, uno, che non sappiamo pilotare decentemente ancora, sia dal punto di vista modesto della nostra individualità, sia dal punto di vista complessivo. Noi abbiamo l'idea che chissà dove, chissà chi, siano in grado di pilotare tutto delle macchine. Non è così, ancora non è così. Il grandissimo dibattito in corso sull'intelligenza artificiale dimostra questa cosa. Nessuno ancora è riuscito a capire esattamente di cosa si parla quando si parla di intelligenza artificiale. Se voi leggete i testi, che so, degli studiosi, non voglio fare nomi di studiosi, ma se voi andate a leggere i testi di una parte degli studiosi importanti che si occupano dell'argomento italiani e li confrontate con quello dei francesi, con quello degli statunitensi, vi accorgete che in realtà l'oggetto intelligenza artificiale ancora non è stato delimitato. Questo rivela una difficoltà gravissima. Noi in qualche modo siamo in una situazione di difficoltà grave, e quindi poi di una situazione che in qualche modo mi sembra essere descrivibile, come faccio nel libro, facendo ricorso, senza particolari, diciamo, interessi filologici naturalmente, una situazione che ricorda quella che De Martino, Ernesto De Martino, chiamava crisi della presenza. E c'è una cosa che mi preme sottolineare, e cioè il fatto che De Martino parlava naturalmente di una situazione di penuria materiale, ma anche di penuria di comprensione del mondo. Questa penuria di comprensione del mondo poi significava anche una incapacità tecnica di dominare gli strumenti tecnici dell'epoca. Quale epoca? Anche un'epoca molto vicina a noi, per la verità. Ma l'oggetto dello studio di De Martino notoriamente era il tarantismo in gran parte, e quindi quella situazione in cui un individuo si sentiva staccato, totalmente alienato rispetto alla società, e non a caso era mediante un procedimento tecnico, cioè con la musica, che veniva reintegrato l'individuo. Da qualche parte nel libro, a un certo punto, parlando di un ipotetico tarantismo digitale, ricordo che in effetti il morso della taranta, la taranta naturalmente è un animale che non esiste, è un animale mitico,
non è un ragno vero, è una proiezione mitica, ma il morso della Taranta, secondo alcuni studiosi, e io sono del tutto convinto che le cose siano in questi termini, il morso della Taranta è la musica curativa, la iatromusica, è con un procedimento omeopatico, di una cura del simile col simile, cioè la tecnica con cui si sono persi i collegamenti, che agisce come strumento di risanamento. Allora, quella situazione che ricordavo prima, cioè quella del volto come shock, dal punto di vista nostro, modesto, di utenti quotidiani di queste macchine, spesso coinvolge appunto il fatto che il volto è diventato nuovamente uno shock. Perché nuovamente? Perché il volto era diventato uno shock all'inizio della cinematografia, quando la possibilità tecnica di realizzare una cosa mai vista prima, e cioè il volto in primo piano, sullo schermo gigantesco. Noi abbiamo talmente introiettato le prassi cinematografiche che non ci badiamo più, naturalmente. Ma quando mai abbiamo visto un volto alto 3 metri, 4 metri? Chi studia storia dell'arte, ma chi studia anche storia del cinema, perché in questo caso le due cose si sovrappongono, per esempio sa bene che materiali fantastici come il Ballet Mécanique di Léger o Entr'acte, no? Hanno in modo specifico una, reiterazione del volto in primo piano, tale e quale, il volto grande, che produce uno shock. Noi siamo in qualche modo alle prese con degli shock analoghi rispetto al volto. Poco fa, per un attimo, c'è stato un piccolo disguido tecnico, ogni tanto il volto rimane così un po' incerto sui nostri schermi, eccetera. La grande difficoltà complessiva rispetto alla tecnica e la piccola difficoltà che noi sperimentiamo quotidianamente in qualche modo si intrecciano. E insomma, a partire da un certo momento, e qui ritorno alla genesi, non voglio farla lunga naturalmente, ritorno alla genesi di questo testo e di varie cose che ho scritto nel corso degli anni, a un certo punto ho cercato di recuperare degli studi che avevo fatto molto tempo prima. Insomma, la prima cosa che è apparsa, la mia prima cosa scritta da me è apparsa pubblicamente, pensate un po', è stato un articolo su una rivista universitaria dedicato a un commento di alcune posizioni di Alberto Mario Cirese, che è stato prima citato anche da Enzo Fiammetta, un grande studioso di tradizioni popolari e di etnologia. E allora ho cominciato a fare degli studi legati a una ipotetica applicazione di categorie o di metodi, forse meglio, di quel tipo al presente. Uno di questi studi, che oggi in gran parte non mi soddisfa più, ve lo devo dire, è del lontano 2002, è un testo che a quell'epoca scrissi in serrato rapporto con Pietro Barcellona, che Ubaldo Fatini citava prima, un testo che si chiama L'implosione post-contemporanea. In quel testo, ripeto, è un testo che non mi convince più tanto in alcune sue parti, ma c'è una cosa che ritengo fondamentale, cioè una critica della specializzazione. Una critica della specializzazione nei campi dove la specializzazione è l'autoreferenzialità, è non una virtù, ma un problema. Uno di questi campi naturalmente è la politica, ma non dirò nemmeno una sillaba sulla politica. Il nostro campo, il mio campo, da giovane critico ancora all'epoca, era esattamente questo. E allora è cominciata ad apparire quella riflessione che oggi, da alcuni anni per la verità, e nel libro odierno, Nuvole sul grattacielo, è condotta in modo abbastanza esteso, questa idea dei tre stati
dell'arte o dell'estetica. E cioè, per semplicità, il primo stato, che è quello in cui in modo esplicito si manifesta un legame fra il prodotto culturale formalizzato, non dico arte perché arte sarebbe in questo caso limitato, in quanto naturalmente molti di questi prodotti culturali formalizzati eccedono al campo artistico. Ad esempio le icone. Le icone non sono soltanto un oggetto artistico, anzi sono meno un oggetto artistico che un oggetto religioso, evidentemente. Bene, il primo stato è quello in cui l'oggetto culturale formalizzato ha un valore comunitario. È l'emblema di un gruppo, di una comunità, di un qualcosa che eccede l'individuo. Il secondo stato, per farla breve, è quello a cui noi normalmente pensiamo quando pensiamo all'arte, cioè la impresa di qualcuno che produce qualcosa di, virgolette, nuovo e che deve riscuotere un'approvazione da parte di un gruppo, un'approvazione che non è affatto data per scontata in partenza, ma deve essere conquistata. La delega artistica, a cui faceva all'inizio riferimento Enzo Fiammetta, in questo caso non è predeterminata, è conquistata ogni volta. Per fare un esempio particolarmente noto, secondo me è questo quello che voleva dire, o perlomeno è anche questo, quello che voleva dire Charles Baudelaire nella sua famosa rivendicazione del moderno come una metà come la metà dell'arte. L'altra metà sarebbe l'eterno. E che cosa significa? Significa che da un certo punto di vista l'oggetto artistico deve essere fatto in modo da essere ancora riconoscibile in un qualche modo. Questo modo recentemente spesso è determinato fondamentalmente dalla sua contestualizzazione, e fra un attimo risponderò a Enzo Fiammetta per quanto riguarda la questione degli NFT. E la parte invece, la parte moderna, è la nuova configurazione a cui questa parte di eternità viene in modo convincente per un certo pubblico, viene modulata dall'artista. Il terzo stato dell'arte è un elemento altamente rischioso ed è quello in cui noi siamo. È la situazione in cui la delega salta completamente. Qualunque cosa diventa potenzialmente forma valida. Perché? E questa formula, consentitemi, una formula che uso io, ma mi sembra perfettamente calzante, quindi mi permetto di ripeterla. Il singolo non produce forme, ma si mette in forma con una sua produzione. Il che significa che il giudizio critico, a cui faceva riferimento prima Giuse Diana, naturalmente non ha più senso. Perché? Come faccio a criticare con una qualunque delle categorie tradizionali, compresa la ben nota categorizzazione legata al sublime che per tanto tempo ci ha convinto di aver trovato in qualche modo la quadratura, no? Che senso ha criticare una produzione che non è fatta per essere criticata, ma è fatta semplicemente per essere il complemento della singolarità del singolo? Questo percorso, poi per farla breve, ho quasi finito, ha avuto vari sviluppi. Mi viene un po' da sorridere in questi giorni quando vedo questo accapigliarsi da sprovveduti spesso purtroppo sul concetto di metaverso eccetera eccetera, ricordando che nel 2010, alla fine del 2010, pubblicai un libro che si chiama Molte vite in multiversi. Multiverso è un concetto diverso naturalmente da metaverso, ma eravamo lì in questo libro. È anche una mostra, Giuseppe. In questo libro, per essere chiari, uno dei capitoli iniziali, se non ricordo male, il secondo, è un lungo capitolo che racconta di una paradossale esperienza sul campo, una ricerca sul campo, come quella che facevano gli studiosi di etnologia. Ma il campo, lo studioso ero io, il campo era World of Warcraft, uno dei più famosi videogiochi online.
E quindi questo capitolo, per una ventina di pagine, raccontava le vicende dei giocatori alle prese con le gilde, i combattimenti, i boss e tutte le regole del gioco, che naturalmente il gioco che è un metaverso, naturalmente. Poi no, questo discorso si è sviluppato in ancora un altro libro, Epico Caotico, titolo che continua secondo me a essere eccellente come descrizione. Infatti la formula Epico Caotico ogni tanto appare anche in nuvole sul grattacielo. E insomma, e questa è la genesi del libro. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ho omesso però una cosa importante, e cioè tutti questi testi e tutta la mia riflessione in realtà è orientata a tentare di formulare una domanda: qual è il posto del mito nella situazione odierna? Il richiamo che poco fa veniva ricordato da Ubaldo Fadini a Blumenberg è parte nel Nuvole sul grattacielo di un excursus di vari autori. Blumenberg è quello a cui dedico più spazio, ma ci sono tanti altri autori, alcuni anche inaspettati forse, no? A parte ovviamente Rosalind Krauss, insomma, tutti autori che tentano di formulare la domanda: che cos'è il mito oggi? È un qualcosa da condannare senza mezzi termini, in quanto ormai inattingibile, se non in forma inautentica, in forma tecnicizzata, diceva Furio Chiesi, oppure il mito è qualcosa che ha una sua funzione. Vi faccio notare un fatto, e cioè nella letteratura che riguarda la grande trasformazione digitale, non quella economica, quella digitale, per molto tempo è stato un luogo comune pensare che la grande trasformazione avrebbe avuto un carattere fondamentalmente razionale. Pierre Lévy, che prima è stato citato più volte da Ubaldo Fadini, in realtà, nonostante il suo tendenziale misticismo, il suo riferimento ad esempio al mondo immaginale, eccetera, ma l'intelligenza collettiva a cui fa riferimento naturalmente è in primo luogo un'intelligenza, poi anche collettiva, ma in primo luogo è un'intelligenza, cioè qualcosa di razionale, e in quanto razionale, comunicabile, analizzabile, riconducibile a un linguaggio, eccetera, eccetera, eccetera. E io invece credo che un effetto non collaterale, ma fondamentale della grande trasformazione sia la trasformazione di tutto, tutto sostanzialmente, in misura più o meno maggiore, in qualcosa che ha a che fare con il mito, ma con un mito di cui noi non sappiamo gestire minimamente, beh, forse minimamente esagerato, di cui non sappiamo gestire bene le configurazioni. Configurazioni che sono, ad esempio, quelle del pure e semplice tentativo di restaurare delle distanze. Blumenberg, quando parla del mito delle origini e dell'ominazione originale, cosa dice? Dice: l'uomo è uscito dalla foresta, è andato nella savana e l'orizzonte è sconfinato, dove poteva succedere qualsiasi cosa. E allora il mito non era, dice Blumenberg, un tentativo di razionare il mondo, ma era un tentativo di dilazionare il confronto con la realtà, che è in qualche modo un orizzonte appunto del tutto aperto, dell'inaspettato, e da cui bisogna difendersi. E quindi il mito è un dilazionare, è un prendere tempo, è un allontanare. Come si configura il mito? Non lo sappiamo. Il tentativo è quello di capire come possiamo gestirlo. Bene, rispondo alle due domande di Enzo Fermetta. La prima la ricordo bene, quella sugli NFT. L'altra era quella sulle collezioni, me lo sono ricordato. Bene, le collezioni. Una mia ipotesi, devo dire che il libro forse per una buona metà parla di questo, è che la grande... Ah, il mondo spades. Il mondo spades, sì sì, d'accordo, ti rispondo subito. Allora, la mia idea è che la maniera oggi usata da tutti
in modo fondamentalmente non consapevole, naturalmente, in modo potremmo dire automatico, così come automatico quello che nel libro viene chiamato il Solaris, cioè questa grande macchina mitica. Solaris è naturalmente un nome che non ho inventato io, Solaris è il nome del pianeta fantastico inventato da uno scrittore, Lem, e poi ripreso dal grande regista Andrei Tarkovsky e poi anche da un remake statunitense, il pianeta che fa apparire i desideri, le paure, eccetera, di quelli che sono in quel pianeta. Ecco, il Solaris. Solaris è in buona parte fatto da materiali kitsch, materiali bassi, ma anche materiali alti. La domanda a un certo punto che David Foster Wallace fa in un testo che riflette sul suo capolavoro, Lo scherzo infinito, e che viene ripreso nel libro, la domanda è: ma perché perdo tanto tempo a ingoiare tanta porcheria? Non dico la parola che lui usa. Perché? Perché la macchina mitica trova la sua manifestazione complessiva nella collezione, di tutto, di esperienze, collezione di materiali, archiviazioni, tutte cose che naturalmente portano una serie di problematiche molto, molto nuove anche da un certo punto di vista. Ad esempio, il fatto che si possa immaginare una collezione di tutte le singolarità presenti, una cosa naturalmente non immaginabile, anche se naturalmente in qualche modo dal punto di vista utopico questa idea è apparsa più volte. In questi giorni si è fatta la celebrazione di Giordano Bruno, no? E forse Giordano Bruno aveva in mente qualcosa di questo genere, no? Cioè l'infinità dei mondi e il sapere che riesce a prendere tutto, ma su un piano molto più terra-terra, immagini che in parte abbiamo realizzato noi stessi e che sono legate a quella sfera mitica minima, ad esempio all'effetto wow, ho mangiato quella pizza eccezionale, oppure wow, sono stato in quel posto, eccetera eccetera. Cioè, in sostanza, wow, esisto. E allora esisto significa in questo caso esisto tirandomi fuori in modo ambivalente da una situazione di non esistenza e legandomi a qualche forza di cui non riesco bene a capire la natura, che però sembra essere presente. Questa specie di parcellizzazione diffusa, diciamo così, su scala proprio minimale del sacro, è quello che poi prende le caratteristiche di quella metafora che viene usata nel libro, che è la metafora del Mundus Patet. Il Mundus Patet era una enigmatica cerimonia dell'antico mondo romano, ricordata da De Martino, ricordata dagli studiosi di cose romane, come naturalmente, questo momento mi viene in mente il nome dello studioso di cose romane, la tripartizione Giove Marte Quirino, il nome dell'autore in questo momento mi sfugge. Il Mundus Patet era una fossa, un buco, in cui alcune volte durante l'anno si manifestava un collegamento con una realtà sovrannaturale. Naturalmente la storia delle tradizioni popolari sono, gli studi sulle tradizioni popolari sono pienissime di situazioni analoghe, no? Di collegamento con il mondo occulto, con il mondo infero, eccetera. La caratteristica del Mundus Patet è che evidentemente il vero centro di Roma risultava, a quanto pare, non sappiamo quasi nulla su questa cerimonia, risultava essere lì. E allora cosa significa la metafora del Mundus Patet applicato alla nostra realtà? Lì faccio una specie di salto logico
e ricordo la scena iniziale del film Tenet di Nolan, dove a un certo punto, all'inizio quasi, c'è una sala da concerto strapiena, improvvisamente gli spettatori perdono conoscenza perché è stato immesso un gas nella sala e lì poi si svolgono alcune cose. La crisi della presenza oggi è legata all'idea che la nostra vita in realtà sia opposta a una vera vita di cui noi non sappiamo nulla. La realtà è un'altra, noi siamo come tagliati fuori dalla percezione della realtà. Bene, gli NFT per concludere. La catalogazione universale, l'ipotesi, l'utopia della catalogazione universale, l'ossessione sull'arte come emblema del valore, di un valore fra l'altro fondato su qualche cosa di impalpabile e quindi poi alla fine ancora una volta mitico e sacrale, ha condotto da qualche mese a questa parte, dico mese perché in effetti sono soltanto pochi mesi che è venuta fuori questa situazione, anche se ormai se ne parla tanto da sembrare una situazione stabilizzata, i not fungible token, cioè degli oggetti che stando al loro stesso nome non servono a un bel nulla e che sviluppando, applicando la tecnologia, la voce se ne sta andando, scusate, applicando la tecnologia di archiviazione dei cosiddetti blockchain, garantiscono la unicità dell'oggetto, oggetto immateriale, che non significa nulla, non significa qualcosa, ma in realtà il suo significato, il suo senso è del tutto irrilevante. La cosa rilevante è la certificazione tecnica della unicità che fa quell'oggetto sostanzialmente inesistente qualcosa che può raggiungere un grandissimo valore per il collezionista. Qui le mie figlie mi forniscono. Scusate, ho finito. È curioso notare il fatto che siamo alle prese con un ribaltamento totale della vecchia utopia di Walter Benjamin, cioè quella secondo cui l'arte, perdendo o attenuando la sua aura, cioè la sua distanza, perché l'aura notoriamente è il segno di una lontananza, per quanto vicini si possa essere, ribaltando completamente l'utopia di declino dell'aura e quindi di democratizzazione dell'arte, noi siamo alle prese con una certificazione tecnica dell'unicità, non una democratizzazione attraverso la tecnica delle istanze dell'arte. Avrei naturalmente un milione di altre cose da dire, ma mi fermo qui. Allora, grazie professore, grazie a tutti, grazie al professore Fadini, a Giusidiana, ad Alfonso Neto e al professore Frazzetto. Vi ringrazio di aver accettato l'invito nostro e di Giuseppe Frazzetto. Vi volevo ricordare che l'incontro andrà su YouTube, non so, ma chi vuole rivederlo è registrato e quindi basta utilizzare il link che abbiamo dato e sarà là. Grazie e arrivederci a Gibellina o Palermo dove volete. Arrivederci.